opinione del cittadino. E io provo in 2 minuti a rispondere all'Europa, cioè rispondere all'intervento rispondendomi anche sull'Europa nello stesso tempo, metto insieme 2 cose. Allora, sì, si tratta di lei è stato molto gentile, non altrettanto lo sono stati negli anni passati i suoi colleghi di Ferrara, una volta mi buttarono giù da un palco, insomma, perché voglio dire, quindi non voglio essere scortese, visto che lei non lo è stato, si tratta, ecco, di un gruppo legittimo di cittadini, che, come dire, prende l'economia da un lato un po' particolare, adesso ci provo, cioè, gli interessi, non sono, come dire, perché paghiamo 80, 75 miliardi di interessi? Paghiamo questi interessi perché abbiamo un grande debito pubblico. Nel senso, l'idea secondo cui l'interesse non debba esistere è sbagliata dal punto di vista basico. Se io presto i soldi a lei, che io sia un emittente privato o che sia un emittente pubblico, io voglio una remunerazione. Questa remunerazione è il tasso di interesse. Il tasso di interesse è tanto maggiore quanto più io dubito che lei me li dia indietro. Ma perché così funziona l'economia di mercato? Poi guardate, parlavamo di Libia, la finanza islamica prevede tasso di interesse zero, perché le leggi della Sharia vietano il tasso di interesse. Quindi, voglio dire, il mondo è vario, no? Studiamo la finanza islamica, discutiamo, ma in un'economia di mercato, ma anche nelle economie pianificate e crollate alla fine degli anni Ottanta, il prestito è remunerato da un tasso di interesse. E questo tasso di interesse è tanto maggiore quanto più io che presto devo essere compensato da rischi. Prima abbiamo citato il rischio svalutazione, c'è il rischio inflazione, c'è il rischio di credito e c'è il rischio di liquidità. Cioè, se io compro un titolo finanziario che poi non posso rivendere se mi rompo le scatole, devo avere un tasso di interesse più alto. E questo è come funzionano le economie. E pensare che quello che paghiamo di interesse è una roba non dovuta, che non esiste. Cioè, non sta in questo sistema mondiale. Ripeto, poi c'è la finanza islamica che dice che il tasso di interesse per motivi religiosi non deve esistere. E noi paghiamo così tanto di interessi perché abbiamo il terzo debito pubblico del pianeta, non perché c'è uno cattivo che ci ha imposto più interessi. Noi abbiamo il 133% del nostro PIL che è debito pubblico. È chiaro che se io devo prestare a lei che ha 1000 euro di debito e a lui che ne ha 10.000, a lui chiedo un tasso di interesse più ampio, più alto. Questo è evidente, non è qualcosa che si può discutere. Perché la Germania paga di meno? Perché la Germania ha la metà del nostro debito pubblico, in rapporto al PIL, lei non c'entra grande o non grande. Il divorzio degli anni 80, ma guardate che nell'81, Beniamino Andreatta, fai il divorzio, che vuol dire, io Banca Italia non ti compro più i titoli del debito pubblico, ma sapete quella roba che cosa portava? Quella roba portava a dire, ma io governo, se decido legittimamente di incassare 80 euro dalle tasse, ma di spenderne 100, quel 20 di differenza lo devo coprire, così come se io a fine mese spendo 1000 euro e ne guadagno 800, quei 200 li devo coprire, qui non c'entra pubblico-privato, cos'è, la matematica, la vita, cioè nel senso se spendo più di quello che guadagno, che io mi chiami governo, che mi chiami comune di Isola Predosa, che mi chiami IUX, qualcuno me li deve prestare, se no non pago gli stipendi. E se qualcuno me li deve prestare, io emetto titoli del debito pubblico e devo convincere qualcuno a prestarmi. E li convinco dandogli un tasso di interesse che appunto è più ampio se questi non si fidano di me. Ma se io so che i miei titoli del debito pubblico me li compra la banca centrale, facendo una telefonata me li comprano e quindi me li prestano loro, ma che incentivo ho io a ridurre questo squilibrio? Sapendo che tanto posso spendere 300 anche se incasso 80, che la differenza me la paga qualcuno stampando monete. Ecco perché fu fatto il divorzio nell'81, come fu fatto in tutto il mondo, perché non c'è una banca centrale, e poi arrivo al quantitative easing, no, ma sono cose diverse, non c'è una banca centrale, questo è il punto, vedete dove a volte manca, come dire, la conoscenza del problema. Non
c'è una banca centrale che compra i titoli all'emissione, perché se io Stato spendo 100 ma incasso 80, devo emettere un titolo di 20 che qualcuno mi presta. E non c'è una banca centrale che fa questo. Perché? Perché è chiaro che questo elimina gli incentivi a ridurre il deficit pubblico, anzi, dà gli incentivi enormi a sfasciare il debito pubblico. E dice, ma perché non si può fare? Beh, perché, rido, insomma, perché ne parlavo stamattina a lezione, tutti i paesi che hanno finanziato il debito pubblico stampando moneta, tu dici, io non ci credo alla tua teoria economica che crea inflazione, non ci credo. Ma andiamo a vedere che è successo. Cioè, chi ha continuato a stampare moneta per fare quella cosa che dicevo che è pericolosa, cioè finanziare i deficit, è stata la Germania durante la Repubblica di Weimar, negli anni 20, doveva finanziare i danni di guerra del Trattato di Versailles. Keynes disse, occhio, perché state a fare un errore, perché questi stamperanno moneta, creando inflazione, arriverà un pazzo. Ci beccò abbastanza. In Germania si arrivò al 5.000% di inflazione settimanale, si bruciavano soldi nei camini invece che la legna, perché valevano di meno. E questo ha sfasciato il sistema economico tedesco, fin quando è arrivato uno con i baffi, che tu ci penso io, ci ha pensato lui. Sud America negli anni 80 ha fatto la stessa cosa. C'erano gente come voi che diceva, ma scusa, ti servono soldi e te stampi, stampali, chiama la banca centrale che te li stampa. Ed è così che è iniziata l'Argentina, è così che è iniziata la Bolivia, è così che hanno perso la decada perdita, l'hanno chiamata, hanno perso 10 anni. Lo Zimbabwe, l'ultimo, e che ha fatto lo Zimbabwe? Cioè un dittatore che dice, so io la soluzione, stampo i soldi, e guardate come ha messo lo Zimbabwe, 15.000% di inflazione all'anno. Occhio a dire così. Cos'è il quantitative easing? Non è questo. Il quantitative easing che cosa fa? Dice, guardate, abbiamo all'epoca una situazione economica molto peggiore, adesso abbiamo un'inflazione bassa in Europa, io in Europa devo tornare al 2% di inflazione perché quello è il mio obiettivo, e quindi anche in Europa comincio a stampare moneta, non per comprare, per finanziare disavanzi, ma per comprare titoli finanziari sul mercato secondario, cioè per iniettare liquidità nel sistema economico, per abbassare i tassi di interesse a lunga scadenza, perché i tassi di interesse a lunga scadenza, anche su qui, sono quelli che veramente, un imprenditore che vuole investire non chiede il tasso dello 0.05 della BCE, la BCE adesso ha un tasso di riferimento dello 0.05, ma non potete andare a dire in giro che quello è il tasso che uno paga per 30 anni, quello lì, in circostanze normali, a parte l'LTRO, dura 3 anni ma sono temporanee, è il tasso a cui la BCE presta i soldi per 2 settimane alle banche commerciali. 2 settimane. Non è il tasso di un mutuo trentennale. La maturità di un prestito differisce, il tasso di interesse differisce a seconda della maturità di un prodotto finanziario. Questo davvero non c'è nessuna speranza che la prossima volta che ci vediamo, perché diciamo legittimamente si tende poi a ripetere le stesse cose, ma non è lo 0.05%, quello lì è un prestito a maturità di 2 settimane, che un imprenditore costruisce, allarga, internazionalizza un'impresa con un prestito di 2 settimane. Quando un imprenditore chiede un prestito a 10 anni o a 30 anni, quel prestito è determinato dall'esempio di prima. Quanto ti serve? Quanto sei rischioso? Che percentuale ho che tu me lo ridia indietro? Determinato dal mercato, non dalla banca centrale. Allora, il quantitative easing serve a fare quello, a dire io compro prodotti finanziari per abbassare il tasso di interesse a lungo termine. Perché in Europa ci siamo arrivati così tardi? Perché è iniziato il 7 marzo scorso il quantitative easing. Tu ripeti la lezione di stamattina, mi dispiace. È iniziato il 7 marzo scorso. Quindi meno di un anno fa, domani o fra qualche giorno. In America iniziò nel 2009, in Inghilterra iniziò nel 2010, in Giappone è iniziato nel 91, perché il Giappone è in deflazione da 25 anni. Obama, bisogna smontare sta leggenda che Obama, cioè negli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno fatto un fortissimo stimolo subito, il deficit pubblico in un anno in America passa dal 2 al 9%,
perché dicono calma, dobbiamo uscire dai guai. Prum! Dopodiché Obama dal 2009 ad oggi il deficit dal 9 lo fa scendere dal 2,6%. Perché se no bisogna dire tutta. Cioè quando c'era bisogno se ne sono strasbattuti di ogni tipo di vincolo che comunque non hanno. Ma è durato un anno quello stimolo. Tu ce lo vedi in Italia uno stimolo che dura un anno? In Italia Keynes è stato tradotto con Cirino Pomicino, no? Però quelle banche centrali lì fanno subito quantitative easing. Perché noi così tardi? Per due motivi. In parte perché noi, la Banca Centrale Europea, risente dell'influsso culturale della Bundesbank e dei tedeschi, e i tedeschi l'inflazione se la ricordano bene, i danni che fa l'inflazione. Forse sono un pochino troppo ossessionati, è chiaro, ma se la ricordano bene. Ma c'è un altro motivo. La Federal Reserve che titoli di Stato comprava? Non all'emissione, quindi non finanziava e non finanziano i debiti pubblici, li finanziano nel mercato secondario, un'altra cosa. I titoli di Stato del Tesoro americano. La banca centrale inglese cosa compra? I titoli del tesoro inglese. La banca giapponese cosa compra? I titoli del tesoro giapponese. E la banca centrale europea cosa compra? Qual è il titolo del Ministero del Tesoro europeo? Non c'è. E non c'è per un motivo molto semplice, perché non abbiamo messo in comune le politiche fiscali. E non abbiamo messo in comune le politiche fiscali per un motivo ancora più semplice. Non perché siamo brutti e cattivi. Perché mettere in comune le politiche fiscali significa che io, cittadino italiano, pago le tasse in parte al mio governo italiano eletto legittimamente democratico, e in parte a un'entità statale che non esiste. E quando pago le tasse a un'entità statale politica riconosciuta, che non è certo la Commissione Europea, che è un insieme di rappresentanti dei paesi, purtroppo, quando pago le mie tasse a loro, un pezzo dell'IVA lo pago all'Europa, vuol dire che quei soldi lì vengono spesi non in Italia ma in Grecia, e quindi bisogna che io senta il greco come un mio concittadino. Siamo a quel punto noi? Ecco perché non c'è l'Eurobond ancora, ed ecco perché l'integrazione fiscale è una prossima frontiera politica, non economica. Perché a fare l'Eurobond ci mettiamo 5 minuti. Perché se la Germania emette i tassi allo 0%, e l'Italia al 2, vuol dire che un eurobond fra Italia e Germania sarà emesso all'1%, che va bene per noi ma va male per la Germania, e quindi vuol dire che il tedesco deve considerare me suo fratello. E siamo in un paese noi che il trasferimento di risorse da nord a sud ha creato il nascere di un partito politico dentro l'Italia. Siamo pronti per farlo dentro l'Europa? Questo era il sogno dei padri fondatori, lì dobbiamo arrivare. Siccome non c'è l'Eurobond, la BCE dice, ma io posso anche fare il quantitative easing, ma che cacchio compro? Posso comprare titoli di Stato nazionali, giusto? E in che proporzione? In che proporzione? Dice, io posso farlo soltanto in ragione della grandezza, cioè in ragione della partecipazione al capitale della BCE. Ma chi è il più grande azionista della BCE? Però non per complotti, perché è l'economia più grande. La Germania. E vogliamo dire che la Germania c'ha bisogno che qualcuno gli compri titoli di Stato sul mercato secondario? No che non c'ha bisogno, ma è così che hai fatto il quantitative easing, perché sennò che criterio mettevi in mancanza di un eurobond? Le cose sono più complicate di come a volte si vogliono raccontare, ma anche più semplici, perché avete capito allora qual è il punto? Il punto è integrare le politiche fiscali, ma integrare le politiche fiscali non è questione di economisti, è questione degli effetti politici che ha. Di 700 miliardi, no, cioè, è sempre lo stesso punto, cioè se fossimo rimasti nella lira con il debito pubblico che abbiamo adesso avremmo pagato su 12 anni 700 miliardi in più di interessi. Sono aumentati in questi anni perché è aumentato il nostro debito pubblico, ma facendo un esperimento controfattuale, realtà parallela, stessa cosa ma fossimo rimasti con la lira, ne pagavi 700 in più, e tu dici così, sono 700 miliardi di tasse in più che dovevi utilizzare per coprirti. Perché dove viene questo dato? Come dove viene? Noi abbiamo già pagato 1200 miliardi, come si fa a dire che ne avremmo pagati 2000? Fai l'esempio, se tornassimo indietro e invece di avere i tassi di interesse come li abbiamo avuti con l'ingresso dell'euro, se fossero rimasti a quel livello... L'inflazione
l'inflazione però va decurtata rispetto al tasso di interesse. Infatti quello è stato uguale, tu fai la stessa serie di inflazione in un caso e in un altro, l'unica cosa che cambia è il tasso di interesse nominale che avresti avuto. L'avresti avuto al 16 se fossimo rimasti con la lira, perché ti incorporava il rischio di cambio, e l'hai avuto al livello che abbiamo avuto con l'euro. Più alto con l'euro. No, quello netto. Guarda, vai sul sito del Ministero del Tesoro, infatti la media degli interessi passivi pagati in Italia, che devi fare la spesa per interessi fratto il debito, e guardi come questo numero scende. Considerate come no, è come no. Mandami i dati. Quindi il punto è, ripeto, fare la stessa cosa se fossimo rimasti nella lira, c'erano più interessi da pagare. Dopodiché, rispondo al punto e chiudo davvero, il punto fondamentale è questo qui, perché cosa facciamo con l'Europa? Allora, non è che i nostri problemi vengono dall'Europa, ma in parte ho già risposto, quindi vado. È che il nostro ingresso nell'euro ci ha impedito di utilizzare ovviamente le politiche macroeconomiche nazionali, quella monetaria, perché non abbiamo più il tasso di interesse, ma l'ho fatto la Banca d'Italia, quella del tasso di cambio, perché non c'è più la lira, e ha limitato quella fiscale. Come vantaggio ci ha dato, ad esempio, aver risparmiato un sacco di soldi nel pagamento di interesse del debito. Ognuno è libero di fare costi e benefici di questa analisi, ovviamente, ma il punto qual è? Il punto è che l'Europa ci impone delle regole fiscali. Non può esserci un'unione monetaria senza regole fiscali. In astratto dovremmo arrivare all'integrazione delle politiche fiscali. Se non ci arriviamo, dobbiamo regolare, perché siamo cittadini di una stessa casa adesso, perché abbiamo la stessa moneta. Il punto che stiamo provando a dire a Bruxelles qual è? Sei sicuro che le tue regole fiscali attuali siano le migliori possibili? Tu adesso hai due regole fiscali da rispettare, andando al solo. Una è il tetto del 3% fra rapporto deficit e PIL, e l'altro è il fiscal compact. Il rapporto del 3%, ogni tanto salta fuori un funzionario francese che dice: me lo sono inventato. Non se l'è inventato, anche perché salta fuori un funzionario di 40 anni adesso e dice: mi ricordo quando lavoravo al tesoro. Come 40 anni? Avrei 15 anni. Quindi sono le solite bufale di cui appunto spesso si... Il 3% viene da ipotesi macroeconomiche, un'espressione, ecco, un'equazione, basate su quello che accadeva alla fine degli anni 80, in cui il debito era in media al 60% e la crescita del PIL era in media al 3%. Se tu usi quelle ipotesi, ti serve il 3% del rapporto deficit-PIL. Siccome quelle ipotesi sono vecchie di 25 anni e nel frattempo è capitato un paio di cosucce, quali la globalizzazione, la più grande crisi, diciamo, ma siamo sicuri che quei parametri sono ancora validi? Secondo, fiscal compact, che è un concetto assolutamente corretto, ma c'è un problema con fiscal compact. Fiscal compact ti dice: io per decidere quanto tu devi spendere mi baso sulla tua crescita potenziale, cioè di quanto potresti crescere in teoria. E la crescita potenziale c'ha il problema che nessun paese ci ha scritto in fronte di quanto potrebbe crescere in teoria. Un paese vede di quanto cresce, ma se stai crescendo più o meno delle tue potenzialità, devi andare a stimare. E vi posso garantire, su tutto quanto di più caro al mondo, che quella metodologia per stimare di quanto un paese cresce, oltre ad essere incredibilmente complicata, ma quello è il nostro problema, non ha alcun senso, o meglio, è passibile di molte miglioramenti. Allora noi ci chiediamo: ma sei sicuro che basare le regole fiscali su un concetto così labile, così poco scientificamente fondato come il PIL potenziale, sia l'opzione migliore? Vada bene, non stiamo dicendo che devi farci spendere di più, perché chi vuole rappresentare questa dialettica con Bruxelles come una sfida fra spendaccioni e custodi del rigore, sbaglia, perché magari da una discussione più approfondita vengono fuori regole pure più cattive, ma almeno sono aggiornate al 2016, non al 1991, e almeno sono basate su criteri giusti, non su quanto tu puoi crescere secondo me, su cui non mi sogno neanche di iniziare un discorso, ma credetemi, c'è un problema vero. Quindi la dialettica con Bruxelles non può prescindere da due cose. Uno, entrare nell'euro ci ha comportato un costo macroeconomico, che è perdere la politica macroeconomica nazionale.
ma ci ha comportato un sacco di benefici ulteriori in termini di spesa per interessi minori, in termini di accesso al mercato unico, in termini di minori costi di transazione, un sacco di benefici. Poi se abbiamo utilizzato male questi benefici è un altro punto. Detto ciò, la frontiera dell'integrazione europea non può che essere quella che dicevo prima. Se siamo veramente bravi, la prossima generazione sarà la prima di cittadini europei e quindi è lì che dopo puoi fare veramente l'eurobond, perché dici a me non me ne frega nulla se le mie tasse in parte vanno a pagare un sussidio di disoccupazione in Irlanda, perché l'irlandese è un mio concittadino. No? Se non siamo bravi, al meglio le regole fiscali gli diamo una rinfrescata, che non vuol dire Europa facci spendere di più, perché non c'è nessun paese che può crescere permanentemente di più solo con la spesa pubblica, specialmente uno come il nostro in cui la spesa pubblica tradizionalmente non è stata sempre utilizzata bene. Un paese cresce di più se funziona meglio, se cambia quello, come dicevo due ore fa, la sabbia che c'ha nel motore. Quindi se non siamo bravi ad essere la prima, pensavo sarebbe stata la mia prima generazione di cittadini europei, non lo è, forse sarà quella dei miei studenti. Se siamo bravi facciamo quello, se siamo un po' meno bravi ridiamo una rinfrescata alle regole europee in una dialettica pacata, tranquilla, non caricaturale come quella che a volte i giornali descrivono, e cerchiamo di disegnare il nostro orizzonte di futuro all'interno di una casa europea fatta come se la immaginavano chi 70 anni fa, l'anno prossimo, a prezzo di tanti sacrifici dopo la guerra, l'ha creata. Grazie a tutti. Io vi ringrazio da parte del Partito Democratico della zona Regolamino Samoggia che ha organizzato questa serata, ringrazio il Comune di Zola per l'ospitalità. Sulla pagina Facebook del PD di zona trovate tutte le iniziative che i 5 comuni realizzano e sono tantissime. Le prossime sono domenica a Zola la proiezione di un film in spazio binario alle 16 e lunedì sera, se non mi sbaglio, a Casalecchio. Comunque trovate tutto sulla nostra pagina. Grazie ancora a Luigi Marattin e ti aspettiamo di nuovo a Zola prossimamente. Grazie a tutti, buona serata.